Siamo con Adam Filippi, scout dei Los Angeles Lakers al Palacattani per seguire il derby romagnolo tra Imola e Forlì. Ha vinto Imola tutto sommato meritatamente, perché la partita l'ha fatta Imola. Forlì ha combattuto e lottato e le è mancato il quid per superare. Sì, sicuramente è stata una partita molto più combattuta di quello che mi aspettavo. Forlì l'ho vista anche la settimana scorsa, non mi ha fatto una grande impressione, però stasera ha mostrato grande cuore, comunque il carattere. È corta dei piccoli, il reparto piccoli che obiettivamente manca un grande realizzatore. Imola ce l'ha, che Whiting è un po' lì la differenza, secondo me. Forlì c'è il caso Whitman aperto, questo ragazzo che nella Ivy League, lega che sappiamo non essere di eccesso livello, però è un giocatore dominante, il suo adattamento alla Lega 2 è problematico, è un giocatore recuperabile o per caratteristiche secondo te Forlì deve guardare altrove? L'ho visto un po' demotivato, sicuramente è giocatore da sistema, l'avevamo visto l'anno scorso al Portsmouth, che già era senza, che era già una situazione un po' più da campetto, che deve crearsi i propri tiri, forse non è proprio roba sua quello, è un giocatore da sistema abituato a giocare con gli spacing giusti e tutto questo, qua se gli chiedi di creare qualcosa, questo non lo sa fare. Invece l'altro americano, Gordon, te lo chiedo a te che vedi giocatore. Ma sinceramente non lo conoscevo, guarda, mi ha fatto un'ottima impressione perché è un giocatore molto concreto, proprio un giocatore classico di categoria da Lega 2, piccolino che si muove bene, molto dinamico. Sinceramente mi aspettavo che subisse qualche stoppata da Ibi, non ha subito neanche una, che da parte l'ultima, però non è un giocatore concreto, mi è piaciuto, già due partite. Grazie mille.